Prima di iniziare c'è Francesco che ha scritto una cosa, la vuole leggere, così poi facciamo la presentazione e iniziamo. Più silenzio facciamo, più ci divertiamo. Dedicata a questi grandi attori. C'erano niente che non avevano a che fare e si mise una cecità. Ognuno, mentre che ci avvantiamo la cecità, poi ci avvantiamo province, qua, scuola, qua supermercato, qua sporca pieno di mangia pasta, qui pensionato, qui cantano a Colle di San Michele. E poi c'è lì pure i commercianti, quando passa nel costa con la carpetta, c'è i soldi e ci aspetta. Mi elencai quasi tutto, ma non mi potevi ascoltare di chi doveva fare un caruccio o campo. Beato Ibro, sembra mezzo rovino. Tutto il popolo l'ha bevuto in italiano. Magari San Michele, chi è spalancato via. E se fanno qualche sbaglio, applauditele, sono diventando la sbarata. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata di allegria e soprattutto di fraternità. Sono invitato a presentare e soprattutto a ringraziare già dall'inizio tutti coloro che hanno preparato questa commedia siciliana. Voglio dire subito quando è iniziata. È iniziata lo scorso 29 maggio con i genitori dei ragazzi dell'iniziazione cristiana, uguale catechismo. Abbiamo fatto una scampagnata a testa dell'acqua e tutti i genitori, parlando un po' del più del meno, dopo che i ragazzi l'anno scorso hanno fatto una recita, li abbiamo provocati e detto: ora tocca a voi, genitori, far vedere ai vostri figli di che cosa siete capaci. E allora c'era Luigi, c'erano tutte le persone che vedrete qui sul palco e non hanno pensato di mettere scena questo racconto. Tutto è iniziato così per caso, sembrava quasi impossibile realizzarlo. Abbiamo tante volte, lo volevamo fare per San Michele, ma a San Michele non ci siamo arrivati e siamo giunti a farlo alla vigilia dell'Immacolata. Permettetemi di ringraziarli tutti perché tutti hanno dato il meglio di sé. Si sono impegnati per mesi e mesi, facendo anche sacrifici, rinunciando ai propri tempi liberi e hanno voluto condividere questa fatica. Già solo per questo vanno applauditi. Come sapete, poi ogni esperienza, l'occasione fa emergere dei talenti che noi non pensavamo mai. Quindi quando una persona si mette all'opera scopre di avere talenti che non aveva mai scoperto. Quindi tutte le persone che voi vedete è per la prima volta che recitano, che fanno un'esperienza di recitazione. Non sono persone che hanno recitato tranne una sola persona, che è la persona più grande del gruppo. Allora, presento tutti i personaggi. Allora, i personaggi sono Barbara, interpretata da Alessandra Masuzzo, Don Vincenzino, interpretato da Giuseppe Formica, Don Gaetano, interpretato da Nello Costa, Paolino, interpretato da Massimo Tinè, Mara, interpretata da Mariuccia Atanasi, padre Atanasio, interpretato da Raffaele Gallo, Anna, interpretata da Rosalinda Ferla, Mena, interpretata da Carmela Caligione, il disinfettatore, interpretato da Salvatore Valvo, Cosima, interpretata da Sandra Peluso, Don Girolamo, interpretato da Nunzio Basile e la penitente, interpretata da Silvana Caligione. Poi devo ringraziare tutte quelle persone che non vedrete sul palco, ma che hanno realizzato tutto quello che vedete. Allora, le scene sono di Paolo, di Paola e di Paolo Tanasi. I costumi sono di Nella Mortellaro. Direttore di scena, Alice Mita. Fotografo, ufficiale, Salvatore Alibrio. I rammentatori, cioè quelli che ricorderanno se qualcuno dimentica, sono Maria Rita Lanforte e Lucia Felice. Il trucco è curato dal centro estetica di Tiziana Leone. I capelli sono stati curati da Fiorella Felice.
Le musiche sono state realizzate da Salvatore Adorno. Le luci e l'audio sono a cura della Fonica Service di Leandro e Alberto. Allora, che cosa augurarvi a tutti voi? Una buona visione e la regia, soprattutto un grande applauso a Luigi Faraci. Io me ne stavo yendo da parcunare, per dire a cantare una cosa,
Ehi Cascio, Cascio Lombardiero, tu, appena resta mia, tu puoi tocare un cielo sale, ti sei sentito un pisciatoio, la riga in pensiera. Mangia un sale. Ma perché? Ma non è venuta la partita stasera, ma tu puoi fare un cielo. Ma che devo la posso bene? Ah, mia! Ma è sicuro che sia la vuole bene proprio a mia? Ma certo, tu sei un marito di Mara, ma fu cresciuta insieme a Ibro. E perciò volevo bene a Mara, vuole bene proprio a Dio, ma sei suo marito. Sarà, ma qualche giorno chiste, se lo caputo io, c'è di fare una bella romanzina. Hai certe cose non si fanno, ma non si fanno. E specialmente nella parentela. C'è il malattempo preparato. Non mi credere, non mi credere. Aspettasse, aspettasse. E c'è anche una parola. Se questi non questa scimmiera. E da sotto, signor zia, sei bello tuo marito. Ci dice come aspetto da sotto. E casa in maniera che fa? Non ci fare perdere tempo, perché già abbiamo tante cose da fare. Io tu come tempo vuole, mi mangio, mi mangio, mi mangio. E sì, un genio. Ibro è pazzo. Mara è più pazzo di Ibro. Ah, che non ci mondo sbagliato. Speriamo che lo signor ci illuminasse la mente a tutti voi. Barbara! Barbara! Sì, sì, vai. Ma se sei da solo. Dici che ti aspetta qua sotto, un Michelino, a guardia di città. Ah, io non lo vai, io vai. Ma tu una sera sei di vista? O una di via? Abbiamo più parte. Dobbiamo mangiare a mezz'ora. Piazza, se è bello per cantare. Ci dice che aspetta. E poi noi facciamo la seconda parte. Dobbiamo mangiare a mezz'ora. Vai, Maria. Io credo che questo malattia faccia il tanaggio un momento. Ma vuoi dire? Ma che tu magari se cacci con un mazzacane? E c'è niente che a stira ci funzionare una mala maniera. Poveretto, ma ogni stira che tu ci fai mangiare lì? Ma se non si vuole provare, già che tu voglio con lo stessetto, non è gioco qui. Tu pensa, la quarta sera avessi 200 lire, a stira 50 lire. E meglio che non si varisce a 50 lire la volta, aspetta quanto vi auguro. Ma se non si vuole guardare, non ne devo dire. Come vai? E senti, parla. Si dice al tuo figlio. E stasera non si dice. E quando torno, vuoi più trovare niente. Al sera. Ma chi va bene? Non devo convincere, papà, che gli altri 24 anni. Allora tu, non si può giocare più io con un piccinetto. Senti, lo voglio magari scendere. Mi la fatto capo io carizza. Sogno io capo mai. E quando i figli non hanno più riti, ci sono i pazzi che vanno qui. Cominciamo ora. Allora che fare sempre un discorso. Ne facciamo più. E ti dico una testa. Ma se c'è la volontà di Dio, non ci potevamo fare niente. Questa è una storia che sta a finire, ma se no io ci trovate. Buono, buono, per favore, basta. Non te allargare sta bocca. Ma alla fine, si può sapere perché non vuole che si fittasse dopo una carusa? Perché è figlia di macellare. E perché che schifo sia non nasce? Principi, bandiere. Ma perché ora mettiste questi quattro soldi di lato, mettiste superbi, vero? Ma prima di conoscere a mia. Ma vuoi dire che questo fu è? Ah, il mio questo fu è. Era un po' uno stronzato. E allora, ragazzi, potessi io con tutte queste soldi fare il mio figlio un matrimonio dentro lì. Ma se te lo dico, vuoi la figlia lo faccio fare. E perché? Che ci vuole che tu fai la buona? Ma tu non ci pensi, cara? O figlio è più duro. E uccendo la lire che ce l'avevo, ho fatto un matrimonio di lusso. Ma tu dimmi una cosa, che cosa ci potesse dare non ce l'ho a suo figlio? Il te dico, proprio l'ingegno, signore.
30.000 lire. Ma chi su 30.000 lire per Covid? Chi su? Ma chi è pazzo, Rihanna? Ma tu che credi la prima di mano che sono buttare a Paolo? Ho voluto rifare qualche bestia là? E se ti spalla? Cosa spalla? Mamma non si spalla, mamma non si spalla. Mamma non si spalla, si spalla. Chi due caruso e alla da sua a lui vai e viene come un riflettore. Mi convinci che ora non hai la stupietta, manco se non fossi ti dico. A Siviso ci vuoi bene assai, proprio. Ma perché ci vuoi bene tu? Tu mi vuoi fare male la tua forza con chi? E dico, io ci voglio bene, non vuoi dove si fa il tuo matrimonio. A ieri mi hanno passato vicino, ma lì devo fare una cifra. Oh, mi va lì in puntata. Bella proposta, Pitare. E tu ce la rassi, non ci metto di visto, mi mugliere, a tuo marito, a tuo figlio, ce la rassi. Ma perché non da formi di operare con la fisica con di ruota nel fiscalizio, eh? E perché ti volevo passare? Perché non condominavo con figli le catture? Ma io mi rispondo tanto perché non era possibile. Ma la passata magari la gente lo vedava con guagnino. Oh, una bella picciotta. Mi ci vuole lei? Che cosa ci vuole? Ah! Un'altra bella sciogliera! Ma che ti ha una? Ma come si vuole? Assurdo! Non ne passano più le visti, ne mando le schede! Tuo figlio se sei marita, sappigliare una ragazza onesta e virtuosa. E abituata, non siamo abituati neanche. Ancora per tutto caso mio vecchia, un pane di lume non basta e io me lo furro. Io rispi signorini di devo pari oggi, ma si vestono come tanti belli tubi. Ma da voce con tutto che non vogliamo, con una gran faccia nostra spettacolosa, il mio figlio non mi vuole. Ma quando mai c'erano tutti questi puttani? Quando mai? E mi diresti cosa a te quando erano tutti? No, è che scusa. E io ti dico un'altra cosa, eh? I soldi hai guadagnato e questa non ci fa il supporto. No e no. Signore, hai visto illuminare la mente e fare che dice il male che ha detto figlio. Thank you.
Figlio mio, tutto faccio, non gli ci ammetti la tua per tu. Sai quando è più stato, ma è un buon uomo e ti vuole bene. Bello bene che lo vuole. No, Paolino, chi su nulla a dire? Non lo vuoi neanche che l'ha fatto passare tutti le capricci. Ma chi sta molto fuori, senza fare che lo do bene. Ma che vuoi, ma non ti faccio cercare di migliorare le condizioni del suo figlio. E che fa, la cicogna, sa che magari tu? Allora siete tutte conce mie, siete, vero? No, Paolino, non la dire così, eh? Io ho anticipato di convincerlo e fino ad ora non l'ho bastonato. Io vado a tanta, le quando nascivo, e lo saccio che cosa fai. Tu ancora sei famoso, figlio mio, e non lo sai cosa vuol dire l'amore di macchia, non lo sai. Ma basta, lasciamo fare a Dio. Se è destinato, con il destino non ci vuole niente. Tu sei una vecchia. E ci grido, Agostino. Inutile
possibile che ci fai tutta questa sui passata? Non hai nessun appuntamento. Non sui passata. E che cosa c'era di straordinario? Tu poi eri debuttato con qualche amico. Queste sono strade di questa ragazza. Guardate che facevo. Ora preparo una bella tazza di caffè. Ti pigliate, dai. Tu suoni e maracanda e mi facete compagnia a me. Ti metto in un momento, para. Fasciste, fasciste con libertà. Essere. Non ne facciamo più.
che acqua. Ma prima d'altro e poi morisci su dei acqua. Lucavo, mi hanno fatto tutti i tazzi. Una tu, una io e una Paolina. Io non ne piglio mai, vabbè. Ma quando ci sono strutturate così, sento quasi la necessità di mettirci qualcosa di cavolo nello stomaco. Senti con Pasquale. E tu santo, cristiano, così? A fascire senza prego. Acqua cavalia fa il pan che si. Ah, poi faccio
questa lasciata c'era una puzzanca. E tale insauro ci cascai e rinza mi feci un bagno completo. Si è fatta punta e di ma Paoli, ma chi è? Non è una parola. Ma faccia sì che ognuno lo dico. Io non ci parlo. Ehi, non mi stai annoiando. Capisco, capisco. Con una seretina come questa, gli amici mi aspettano. E carissimo Paolino mio, buon tempo e malo tempo non dura tutto tempo. Sempre lui due. Vedrai che domenica sera sarà una bella seretina e vuol dire che adesso farai richiedo che partisci stasera. A quanto vuole se stai rinno che ha agnonato una legnone che mi parla un po'. Pazienza ci vuole, figlio mio, pazienza. Lo sesto ha capito da fare è così importante che questa sera dovremo uscire di forza. È oggi è importante. E non ti scandare che non muore se non ti vedi più la sera. Oh! Un cane da fuori. E se fai? L'uomo non magari con me, ma che padecendo così? Io niente, niente. Paolino mio. Ehi, paese sano che ne parla. Lo sei sto figlio mio? Ma io non ci trovo niente di male che vuoi bene ad una brava ragazza. Perché Paolino mio, te lo assicuro io, è veramente una brava ragazza. Non è vero che Nancio lo faccio a ah, mucca c'è da c'è cascata. Fifi! E finalmente mangia! Ma nemmeno un favorito. Ma davanti, per chi è conciato questo matrimonio? Compagno, per chi è conciato, compagno. È conciato perché dici che il figlio è macellato. E non è giusto che mi deve imparentare con una di condizione più bassa. Non dava nessuna posizione! Non dava posizione! Non dava posizione! Non dava posizione di chi? E figlia macellaio! Sbaglio c'è, carissimo Paolino mio, c'è sbaglio! Io dico che la cosa più difficile a Palazzolo oggi è chi deve acciuare un macellaio povero! Ah, che figlio mio, è una mattina che hanno solo pensieri! Gesù! Lavano di si mettono a mandare, si pigliano con dietro dalle mani e da quel momento in poi è come se avessero una fabbrica di carte di 100 lire. Signorino, che cosa desidera? Mezzo chilo di fletta? Basta! Quarto di dietro e taglio l'asso per le ossa! 18 lire! E almeno ti ne hanno sciuppato le ossa. Ma la mia faccia nasi non manda di essere felice. Io voglio bene a Rita. A Rita voglio bene. D'altronde, l'amore, senza denaro, non manda niente. E carissimo Paolino mio, l'amore senza denaro. L'oro, figlio mio, che ha una forza spettacolosa. Ma secondo te perché in dei paraformini ci mettono i pondrioli? Ma perché figlio mio, l'uomo li ami talmente tanta ricca forza si sono delle fuori! A me non si era! Ci puoi stare come faccio? E ce la mettessi una buona parola! Tutto pazzo! Con la grande statura cave! Maledizione! No, no, no! Non da dannare, figlio mio, non da dannare. Vedrai che se c'è la volontà di Dio, caete se la moglie, nulla potrà far cambiare ciò che è scritto. Ma poi sfatti, accende a me cucina mala, caete, c'è una cotta. Già, mala.
a chi te c'ha brucia? Pure giusto, non ci sono, se capisci? Ma che ci capisci, ossia? Io niente. Io faccio quello che dico. E purtroppo non sogno l'uno per sapere. E comincia a sospettare. Costa venirne. Qua a immaginare il magari. Non ha visto sapere mai. Io sogno un povero vecchio sacerdote e voglio visto nascere a Tia e a Mano. E vi assicuro che mi dispiace di avermi peccato. Mara è un tipo pazzotto e non si fa ragionare. Ma tu, Paolino mio, almeno tu. Ma ci assicuro che sei stessa mia. Ma è inutile. A voi sapete la bossia deve farne. A mia, ne domande. Ma che babbocchiate? Io sogno un povero vecchio sacerdote. Che vedi le domande? Oddio, a posto tuo. Con mano. Tutti su corsa mia. Ma qualche giorno faccio da naso, sai che faccio? Dici una pistola. Ma appunto canta la ricchia. E ci devo fastidiare tutto. Quelli da queste cose ne ha a dire e manca a pensare. Boom! Si spara. A me non lo sia. E ci cos'è con Don Girolo? Con Don Girolo? Con Don Girolo non macellare? Figlio mio, io non faccio perché. Ma sto mestiere non hai fatto mai da 60 anni di vita. E voi? Che c'è sta cominciare ora? Vai ricchiare. E poi con voi, un Don Girolamo non macellare. Io non faccio perché, Paolino mio, ma sto santo cristiano ce l'ha con me. Ci vanno là, ci andava sua potere. E io subito. Dunque, che cosa desidera? Metto un tipo di filetto. Basta! Metto un tipo di filetto. Dunque, che cosa desidera? Non ci si azzizza. Cioè, io! Dunga, pan Satanasi! Che cosa desidera? Cosa per un giorno? Non vedo tutte le carte. Te, calma che fai, dopo fumunietto, mi piace fare mille appena appena. Dopo fumunietto, due tre parte. Proprio passante. Dunga, pan Satanasi! Basta dire che ci voglio cagna fosse morto da faccia a faccia se fosse. Dunga faccia a tanato, ci voglio cagna fosse tenera e la taglia con un pressino. Ma c'era, ma se sta cagna fosse tenera e fosse un po' o sta stammolare con te. Dai che tu capisci se non capisco. Thank you.
cui, con Don Giorno Macellaio. Ah, che il mio figlio mio fosse capace, che mi assicurasse paese paese come ho fatto tu. Belli amici pagani, tutti mi abbandonano, tutti. Donnaio, che a nessuno che vuole bene. Ma senti una cosa, ma fatti un sangue di bene da fuori, un povero cristiano che da fuori, un soffiano a te, un guarda per razza, ma si è fatta la volontà di Dio. Ma lo vedi? Ma c'è giù che è vero. Ma ci mandassiamo su ora, visto tu magari, lo coraggio di dire, una letterina d'amore, che ci ha motivato a fare. Ma non si dà. Si è fatta la volontà di Dio. Senti, invece, guarda che fai, proprio per dimostrarti che ti voglio bene, sono disposto a parlare io con tuo padre e cercare, con la buona parola, di cercare a farci smontare la testa del ciunzo che ha. E se il signore, dopo ti dice che ci pensa lui, ci puoi stare sicuro che ha un vago tutto lugare. Tu per esempio nascesti per fare la buona femmina di casa. Chi sente a dirlo sia? Io niente, niente, davo solo forza al tuo discorso. Ah, ma benissimo questa mare, questa farsa. Ma almeno si aspetta che ti giù la mia via. E che fuora? E che ti metti la stuola? E che fuora? La verità è che avanza Atanasio. Ma figlia mia, ti compatisco, ti compatisco e speriamo che ti compatisci magari, signorozzo. Ma mia, non hai che compatire. Ma chi ce la vuoi finire, sì o no? Ma che ti deve avere questa bussola? La bussola, la bussola, io la faccio mettere la tavola. Figlia mia, o signorozzo ce ne restano tante e chi lo mischino si soppava. Tu da cionde la coscienza ce l'hai apposta. E non ti scambi nulla. Ma stai attenta, Mara. Stai attenta. Ma che fa la minaccia? Ma che fa la minaccia? E perché non ho cosa con mio marito? Ossia, è capace di chi sei altro. Va, meglio che mi stai di muta, che stasera sono le cose e finisci che sbagli a parlare. Ma che stai con marito? La forza senti di passare più. Ora porto con permesso. No. Sarà mio marito Vicenzino.
quando ci vado sulla partita. Questo è c'è per me. Non mi sentivo. Come fai stato? Non mi sentivo. Chiavi, c'è questo, questo c'è per me. Chiavi, che sei rimensura la partita. No, non ne finisci. Non ne finisci, non fa la partita. Vieni, non ne finisci. Cristo, non si è per me, e tu che fai qua? La mia mi deve uscire da verà tutto male, per stare dritto. E che ne esci? Fischio, un malattempo. E quindi, più tardi l'ombrello. Bravo, bravo, bravo. Ah, non mi sentivo io. Avete visto che fa fare? Vuole fare come ci di stare sicuro. Io parlo con mia moglie. Stai dicendo, capisci un malattempo. E figlia, più tardi l'ombrello. Ah, quando sei delegata. Ah, questa volta marita, meschina sempre delicata, delicatissima. E la bra... Comuniamo, ce l'hai a Dio. Si può stare con sì o no? Che mi state sentendo? E tu, Susi? Ti è fino a vaga. Forza, Susi ti è partito. E se non mi voglio vedere? Possiamo vedere. Sì. Fatti vaga se non mi fai fare uscire dalla casa. Non mi sono. Ma perché stai facendo questa sostituzione? Ora si muove, non mi preoccupate. Ora ci faccio io e a con me. State tranquilli. Ora si muove, ma voi calmate. Andate dietro così. Ah, così, dimmi. Aspetta, ora ci faccio io. Ora entra. Che dietro. Ma mano. Marito. È vero che ti no! Mi sentivo! Non ce l'ho! E io mi sto andando a fare questa adesso! Ma dite! Mi sentivo! No! Marco, sei ammazzo! Non mi smazzo! E possiamo vedere! Ma allora non mi sentivo la stanza! Come si sente scubacato? Vieni! Però tu, che è successo? Vieni, figli, vieni! Che è successo? Vieni con le cose! Ci hanno detto voi! Ha giunto manna sta stona pure! Ma che fumano? Ma che ci facisti? Io ne Amore, che ci fa? E che fa?
straniera. No, 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 no. Con voi non hai di te. Lo mondo non c'è, io ne mi sono beccata così. Dai, vieni per forza. Per ogni tanto facciamo.
Ma le mie sono lieto per fare un apprendito e non lo di essere. Però va, non è che per causa mia vai a pigliare il corpo. Ossia, yoga, scusami! Ora, ragazzi! Se non mi porta disturbo, vai questo ciccio, eh! Solo se non mi porta disturbo! Vi saluto e scusate! Dai! Ossia, scusa, vai, scusate! A questa cosa, a quale santo mi sa come è? Si è fatta volontà di Dio. Convincetevi che non posso.
Lo saggio. E chissà come si intende,
vieni io. Ma non lo sai che non ti accomando cose difficili. D'altronde, figlia mia, quando la mattinozza vuole, può fare tutto. Uno, le cose, cavallo, impossibile. Ma Valentino, ma non lo sapete, se mi facete arruare non va più, vi porto una torcia lunga quanto è mia. Ah, puoi portare, figlia mia, ah, puoi portare, ah, puoi portare. Ci vuole bene, figlia mia, vedrai che con la fede si esima a tutto. Grazie, così è il sangue e le sue parole mi fanno nascere dal cuore la speranza. Non dubitare, figlia mia, non dubitare. Vedrai che se avrete fede e pazienza, il Signore provvederà a far accemutare il cuore vecchio Don Gaetano. Don Gaetano? E questo Don Gaetano? Già. Tu non lo conosci. E ci prometto che non conosci manco a suo figlio Paolino. Don Paolino, Don Paolino, ma vuoi che lo sta a piazza? Non lo sta a piazza. Che fa? Non lo conosci? Ma così, la vista. Senti, bella, a che non lo vedi, mio papà? Volevo tutto posto, faccio. E non mi da tutta casa da rete. Grazie delle buone parole che mi dici. Io a Paolino voglio ciò più bene. E se non aderisco io non posso più campare. Pazienza Nai e aspetto. Ma volessi sapere, ma perché? Perché Don Gaetano è tanto bugiario? Io non sogno una mala picciotta. Io non è che è un principe. Ma io un saccio a quello stuzzica a Don Gaetano. Sta troppo, io che penso male, io
Donna Annunza? Don Paolino. Pronto, 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 pronto! Oh! Ecco, ma ci sono finita così! Ma che fate avere mai di dire io che tu vado a dire come a fare? Carusi, risvegliarmi! Paolino! Anna! Anna vuoi? Ci vuole che se non ho fondo. Guarda, sta a fondo tu. Poi c'è la faccia che se ci vuole sparare i monci per il dito, la frutta. Avanti, svogliamo. Ma c'è Atanasio, se Bossia sente cavolo, ma per chi non sa faccio un bottone. Ciao, ci vuole Donna Annunza? Vogliamo che avessi a soffrire per cosa nostra. Ma quando siete poveri? Quando siete poveri? Quando siete poveri, figli miei? Amiche, non riuscite francamente che abbia fatto un bacio, eh? Che volete stare da soli? Eh? Volete che venga? Volete che venga? Io? Se volete che venga, guarda. Faccio un bacio. Bacio no. Ma così avessi chi è. Vedendo in italiano. Faccio più cos'è. Giusto, dici, Paolino. Ma che c'è tu? Ma mai, Paolino? Ha detto cose storte! Avanti. Sprugniamo. Caso che non va. Stiamo attenti a chi lo carisiamo e a chi lo facciamo. Vedete che io sento tutto così. Signor Zubedo, mannate mica buona. Questi carosi sono senza giudizio. Avanti. Anna. Paolino. Non so. Anna. Paolino. Anna. Io ti visto già. Ero il bombardiere. E ti visto lontano. E se sbagliava vista. E chi stava per scosso gente? E io pagare. Ti viste e mi convinci. Faccio essere qua. Per fare venire le storie con tia. E disse. Se mi vedi. Chi tu vedi. Io così. Faccio Santanella. Ma ci vuoi crescere? Fammi scontare che la vendi. Figlio mio, guarda queste cose, ci vuole buona memoria. Ho pensato tante cose e ora chissà, c'è più la testa confusa. E io magari avevo pensato tante cose e ora se viene cosa di ciarci tu veramente tu stavo vero. Anna! Chi ha una pesca in sera? E buono scongiuro, come fa a pagare il giornale? Io non mi sci, si piace, stessi si piace tutta la sera. E io magari, ti aspettai in ghezzo la cereviccia, ma poi c'erano lamba così forte che mi scandai e mi toccai. E dissi, stasera Paolino non passa. E ti piria. Per la marcia così faccio quando ti voglio invece. Mi chiudo l'occhio e ti vedo vicino vicino, va. Se ti potessi toccare le mie mani. Ma Gesù, ci vuoi crescere che mi succede, madonna mia? E non c'è bisogno di sino scuro. Ma cara al mosso. Anzi, quando c'è un sole, viene ancora più bene. Come quando fosse tu, mezzo a tanti nuvoli dopo. Poi la con occhi, che ti vedo magari, ma poi scomparto. Dall'occhio non mi sei stata una striscia dall'osso, come quando fossi. Questi te lo fa. Carusi, passiamo stare su discorsi, eh? Ma se bene non calarmi, fa bisogno a tutti i vestiti, che dimensioni? Se no, un poco. Ma non piace, Carusi, piace, mi si aggiungi, ma a casa sta bucando soli, e io mi stai assistendo tutto. Ma lo faccio, chi ti ha detto? Ma che sembra un giallo? Sempre. Specialmente per c'è la mia cucina che c'è una corda. Molto stato. Ma che discorso ci fai? No, cucina. E chi sta che vuole di dia? Papà, picciotti, cambiamo discussione, eh? Cambiamo discorso. Ma non ne voglio giocare, chi spera ancora? Chi sta? Che lingua è? Ma non c'è basta che tu la soffri per causa.
scrivere, io mi scambio le sapine. Quando vieni qua, era affacciato un balcone. E mi tagliavo quando mi fece a girare un sano. Ma tu sei sicuro che non ti abbiamo già stricca? Vista solo se non cazzo. Non mi hai visto. Carosi? I discorsi sono belli e buoni, ma ora mi pare che ha fatto detto tante belle cose. E ci potessero provare, ma... Ora dobbiamo cominciare! Falla a casa e non ce l'avete, volete capire come si fa?
fino a lunedì mattina. Ci vuole di fare, quindi caro di notte. Un pazzo! Un pazzo curioso! C'è il fuoco! C'è il fuoco! C'è il Non ti scandassi, non ti scandassi, che mi stai prendendo. E complimenti magari a te, che sai fare queste belle cose. Ma non pensano male, carina, a me che sta pensando male. A non sa, meschina, la donzella, a me mica, di portarmi una voglietta per la parte del mondo. Allora se la voce. Ma poi la voce non c'è volta. Ora, hai che fare, lo sia, non sei l'omola. Ah, te ne stai indo. Va bene, a scriverci, Marina. Saluto quando mi sentivo. Ci candidiamo, romana sera. Passo la mattina, a scriverci. Ma tu si possa venire qua?
discutava ieri sera quando si stava d'accordo con lo sindaco. Che non ci pensa più. Oh, oh, prendi me, 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 prendi me. Allora, chi sta un vino? Mi disse Don Vincenzino che era rimasto d'accordo con Fossia che abbia fatto disinfettare la casa per dare un buon esempio al paese. Ah, ho fatto la disfacita, grazie. Tornate domani che è tutto cose che casa a casa, io ora io prendo una cenzettata, ci stiamo tornando. Tornate domani. Mi dispiace, io gli ho fatto di disinfettare lo stesso. Ma non lo vedete, se tutte cose sotto la sopra. Ma non lo vedete, un altro si può fare. Tornate. Che tal? Io ora sistemo, voglio la sistemata. Tornate che tal? Niente non è. Faccio andare, sente che facevo. Ora io voglio andare lo sindaco e ce l'ho questo discorso. Casomai vediamo se si può accomodare lo stesso. Ma quale, quale? Ma perché lo può fare un canto? A voi che tanto me ne voglio, cari, si può fare il cibo. Poi che tanto, non come fare il cristiano. Niente si fa, ossia che ne ha fatto. Non mi sentire così, no, 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 non mi sentire, non mi sentire. E che è, mio amore? Non tu che mi ha fatto. Sì, però io ora che faccio? Casa non è quello che fare a me, ma basta la busta che ha. E che ci fai? Questione in qualche minuto. No, buffiamo sta cosa, ciao, basta che abbia spugliato. Sì.
Paolino. Paolino, ma è il figlio mio? È pazzo di nanna, ma si che non c'ho non ce l'hai. Ah, che ne sapete voi, dalla sua casa c'è un terno tomato di questo discorso. Che ne sa mi? Che pazzo di nanna, ma è sicuro che sia? Sicuro? Viaggio ma sicuro? Sicurissimo? Non mi sentite? Sette combinazioni, che 10 minuti fa a casa. C'è fuori! Anna. Ci sono fatto una bella parlata, una discussione, abbiamo parlato di Paolo, del più, del mezzo, e vi posso assicurare che i due carri si vogliono veramente bene, anzi, benissimo. Si vogliono bene, e il zio! E vostro zio, ma che mio frate non ne vuole sentire niente assolutamente. Apposta a ieri sera, e zio era sentiato il suo figlio. Ma io era tutto. Abbiamo visto nel buso che è un cuoio, non ne capiamo, non la capiamo. Ma c'è da nanzi! Tu mazzimono si deve fare, a qualunque cosa si deve fare, e possia ci ammettere una buona parola. Perché questo è l'unica cosa che abbiamo a fare uguale su nel buso, che è un cuoio, non ne mai sia. Io non ci posso fare. Cominciamo ora, non cominciamo. Il matrimonio si deve fare, perché è necessario, tu capisci cos'è che è necessario. Ma non può essere azione, si è fatta la volontà di Dio, ma io che c'è da fare? Ma che faccio? E va bene, io non ci dico più niente. Ci pensassi, il matrimonio si deve fare a qualunque cosa. E è stupido. Ci pensassi, ma Zantanato perché non è una cosa che non può fare male se non posso, ci pensassi! Come si dice, aspettate, aspettate! Come si dice, come si dice? E se capisci, cari, non va a portare la croce, sogno sempre io! Signora, adesso è la per ora e a quando esce per forza.
e per giunta senza ombrello. Naturalmente si bagnava con un budicino e tutta la rigidità si ci attaccava alla testa. Meno male che ci finiamo così, ci buttiamo in chiari da pur muniti di un scanso e si buttiamo i fumi con un fuoco più mischinetto che non passano capi. E poi vedere. Io mi sembra no, poco fiesto. Ma poi spuntò il sindaco con l'auto pretendere il dottore e dicono la spagnola. Già, perché io ero uscito visto che tutti chi dica morono con la spagnola. Io che sta a destra, che se muore l'ossia, dicessi che abbiamo tutti questa malattia. Se la gomma fa un moccio per respirare, intanto arriva un creatore. Ce la sto pensando a lasciare. A me non lo sia, no, va dubbio, e fa un moccio di tranquillo. E se ne so che è moccio? E tanto fai e tanto dici, a me famoso di te. Ma che fanno a cucchiare a spagnolo? Ma poi, chi tu che dicevi? E capito non ninja, ci buffano tutte le acque puzzolente. A mia non mi voleva la testa, che tutti sti malanni, tutti sti malatieri, e non mi vedo che le fa bene. Ma così ti ha buffato ieri sera? E stamattina c'è più un tavolo malato. Ma quanto faccio di farlo? Ma
Siente, Paulino. Vuoi dire che hai intenzione di fare passare una giornata automatica da ieri? Ti ne vuoi io? Ti mancava niente chi sta tanto le luci? La pazza se vuoi, per tutto il paese! Oh, ma che ti dà? Ti metti su una testa, come la fanno sulla giornata? Ho senza scandalo, mi viene a vederci due parole. E me ne stai scappando, le cose mi stai scappando. Dai, vamo, scusate, io. Scusate che c'è un ieri di lì, faccio la nasta. Max, ma chi è che chiami? Che Paolo tu papà è morto. Ma chi c'è? Paola che la pigliava. C'è capitato oggi? Hai devastato una nottata d'inverno. Non hai potuto chiudere gli occhi. Magari Dio, Arista spagnola. A me l'ha messo un conforto da infettare a tutti. E mannarmi alla giunta. Stradosso non mi convince. E può essere. Così mi ha scusato. Né per mancanza d'amore. Ma resta tempo, così va addosso sa poco. D'altronde, così è danni, e non so tempo l'ha fatta. Ma io sono un garoso ancora. Senti, che fai? Ti scambi? Se ti scambi? Va bene, vado a casa. E non mi suonare la testa che ti ho chiesto. Ma è sicuro che sia? Sicurissimo. Chi sti su tutti gli scambi e gli dispiaciti che mi ha parlato tu? E tu così a ma io perché sto vedi? A chi sape che mi combinavo una scavaggiata? Avanti, si schiava. Che ti combinavo? Finito, non mi faccio. E ci fondavo. Cadere a sera, le resta la comunità. Mi potete lanciare il carro, o annuncio. E io? Ossia, se lo può immaginare, a diventare un animale. E che succede? Ci vengono qua? A fare tutto meglio toccato. E non vorresti io. Mi mettesti con la testa per andare a fare un uomo per me? E tanto facili, e tanto decidi, come fai se ti posso buttare? Si è fatta un dente. E quando è sappiato? Aspetta, signor Spetti. Ma che male ne fa? Non vado a fare soffrire di questa sorte di male. E chi sta in meno? Aspetta, la si dà, la si dà, Mara, signor, lo faccia. Mi rovino, lo immagino. Chi non è la di lui? E ci fondavo, vale, vale, il pinuino. E naturalmente, ora mi siamo andati a fornire di soddisfazione. Sicuro come una morte. Paolino, Paolino, mi ricordo Paolino. Senti che fai, Paolino? Ammettila di nuovo. Passati da buttare. E dici che vuole cominciare a preparare un tappoto. Non bello tappoto. Le luci, lo buono. Ma stai con questa vita. Ma se mi dai che stai là. Sogno sicuro. E andare a una scuola. Ma dici, non si può essere scoraggia. Ora è anche lì che mi metto a ballare. Dopo queste belle notizie che mi portate. E come si contenta? Ma si vede che è una bella faccia, sto ordinaria, veramente, oh! Certo che si contenta. La cionda che sta a fare, se non si spoglia non si muove. Ma meglio così! La pagata che io sono già struccato per noi, me pazzi e so pazzi! Ma non Dio! Ma certo! Ma no, che non si mettia! Ma questo momento che ci pensa? Ma se non hai più usando un tavolino, se mi state facendo voce non rimarrei mai tempo. Disgraziate da te. Cacci sull'ova. Cacci. E cacci o cesto. Oh, faccia le mani, non va un lino. Faccia con le mani, fatta cosa. Cosa? Cosa? Senti che fa? So che ti ne do queste due. Per me non c'è più.
più bisogno di niente. Ma che fici, mangiamo, sia? Sì, mangiamo. Ora, non mi sentino. Mi portavo un bello piatto di cosa nostra. E bravo, non mi sentino, meno male che ci pensò Bossia. Ma io non è che ci hai portato. Ma allora sta sbagliando, ma non sa mia, perché me l'ho visto città. Sì. Montavo. Puoi cominciare a suonare la mano con tuoi. Una cosa. Tirate conto. Ma che faccio? Vai a chiamare il dottore? Che dice ossia? Ma dottore. Che cosa di voce che muore, che cosa? Una cosa. Lasciatemi solo un momento. O faccio stare un po' io. E qui ci poteva crescere. Era davvero un sant'uomo. Faccia l'anima sola. E che facciamo si vedeva? Come dare per dirsi e parlare? Tu vuoi negare?
pigliarla con lui. E portalato! Perché non lo fai? Perché non lo fai? Perché? 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 Come potevo mettere alla porta due ragazzi che si vogliono bene, che vi vengono a parlare con le lacrime agli occhi? Non cadavo, ma non tutti hanno cuore la testa che avete voi. Che fa?
faccio quando ti vede. Pulitelo bene, buttatelo all'estero. E poi mi sono detenuto. Continuando. Un buon motivo. Questa è la ricompensa. Papà! Non hai niente! Solo solo la città con la buona vincere. Oh, se ne troverà, non hai visto queste giunze, ma come a chi da vostra mano? E chi si fiori? Oh. A me mi scarica tanto di questa discussione non mi c'è posto. Però, se non passo per davvero, io vorrei che mi si stanno mettendo tutta la scelta. Oh, Roncalano, ma la vita è veramente dura sta testa. Ah, si è fatta volontà di Dio. Pazzi, quindi, ma costi da cominciare il mago a bisse. Ah. E cosa ha comandato questo resto del giunze? Tutti lui, pazzi e figli. Ah, che fa? E c'è per me? Ho preparato la ricompensa. Fidiamo. Ah, io non so che fa. Grazie, grazie. Ti saluto. Grazie. Sande sì. Grazie. Sande sì. Questa è una storia che sta finita. Io non
è che dispiace né a voi, ma a vostra figlia. Siete persone oneste, lavoratori, però francamente non ce l'ho. Non vedo certo la mia figlia. Non mi dare una cosa senza torto. Papà, ma che discorsi sono queste? Io invece mi devo cavo di pena. E a mia, mi potete dire che tu la volete? Io a Paolo, a tu Paolo, Paolo e Paolo! E la cosa più chiara di me, non questa. Ossia, da suo modo che la sua risposta non c'è già. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Oh, sogna a casa mia e perciò sento benissimo. Quando non volete che mi amici come sta dicendo questi, venite da casa vostra. E non ci sono una testa la gente che va a casa sua. Oh! Thank you.
se non ce l'ho. E voi, don Gerardo, che ne dici di loro scusso di loro cantare? Se è vero che era alla mamma, a mano mia figlia, il Paolino ci dico no, no e no! Ma se viene personalmente don Paolino, io ci dico caccia mia figlia e caccia la mamma! Don Gerardo, don Gerardo, ho l'onore di chiedere la madre di vostra figlia. No, 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 mia! No! No, mia! No, mia! No, mia! Mi sono paurino! Ah, mi sono paurino! Una volta faccio. Non mi sono fatto mai. Tutto questo qua. Tutto questo qua. Tutto questo qua. A posto! Ora prendo questo magari. Siccome stasera è festa, la mia figliarella fa un nome, che dici? Andiamo tutta in campagna a festeggiare questo evento? Io la mia è più bella che la metta per noi, ci sta in mano a fare tutti i ma come è bello, come mi è? Ci venite? Thank you.
stato reso possibile perché noi ci siamo impegnati, ce l'abbiamo messa nella nostra, però il grazie più grande va a chi ci ha preso da zero e ci ha portato a questo punto e merita una presentazione come si fa per le grandi star. Signore e signori, Luigi Farassi. Raccontare questi sei mesi trascorsi assieme, perché mi pare che è da sei mesi che proviamo per portare a questo livello un'opera robusta come questa di tre atti, non è facile tenere tante persone per tutto questo tempo, questo lungo tempo. Comunque vi posso assicurare che questi signori la prima sera quando io ho portato i copioni per una settimana non sapevano leggere. Non sapevano leggere. Dopo una settimana iniziavano a leggere così. E molti chiedevano: ma cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire quest'altro? E quindi spiegazione contro spiegazione. Poi si sono impegnati, poi sono andate le scene, abbiamo dato tutto da zero, perché non avevamo niente, non avevamo niente. Io voglio fare dei ringraziamenti speciali a quelle persone che sono dietro le quinte, perché loro le avete viste, sono state brave, meno brave. Insomma, voglio ringraziare quelle persone che si sono impegnate e che a volte si sono permesse, perché erano persone che non sapevano leggere nemmeno loro. E poi, che ora verso la fine, che sono i suggeritori, rammentatori con la D, si sono permesse a volte di fare cazziate agli attori. Che sono una Maria Rita Leonforte, che ha fatto un lavoro micidiale, ha fatto il lavoro dei costumi. Nella, ok, non per l'altro. Pensare, voglio ringraziare, e per questo vi racconto un piccolo aneddoto, voglio ringraziare Padre Camicioli. Padre Camicioli, ma che cosa c'è Padre Camicioli? La voglio ringraziare pubblicamente, perché avevamo un problema che non trovava questo cappello, che non ci pizza, non si trovava più. E allora cerca, costava molto, perché abbiamo fatto tutto in economia, abbiamo fatto, costava molto, costava come 53 o 58 euro, qualcosa del genere. Allora Raffaele l'ha chiesto a Padre Caricciolo, Padre Caricciolo, che faccio, ciò cappello? Dice sì, ce l'ho uno, gli aveva regalato un vecchio prete, e però lo teneva come un cimelio, dicevo, forse era, no? Stai attento. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso quel cappello, ci ha parlato Nella e Nella l'ha copiato uno identico, identico, per cui quello non abbiamo ritornato a fare la visione. Oltre a tutti i vestiti che ho fatto, le motore, di tutto a migliore, ragazzi, ci ha fatto un applauso. Monte fa e gli cade a romare come dico che è per gli auto e ne Paolo Di Paolo e ne Paolo Di Paolo non solo la certezza di soluzione della parola che costruire le scene, ma è quello che si è andato da fare, si è andato da fare a più non posso assieme a Paolo Panassi come marito, insomma tutte cose in famiglia aveva fatto. E poi che dire, ringrazio Rudy, ringrazio Salvatore all'inizio non va a parte
cioè a fare la che tu pensi dice che è difficile salutare prima perché non l'hai fatto mai e sto fatto che non si salutava la parte cosa che potremmo caratterizzare questo paese se come voglio ogni volta che una cosa fai con due tappe guarda avete visto questo gesto da ciò lo sta massacrando. Spero che di non averne dimenticato nessuno. Oh, certo, dobbiamo ringraziare anche il sindaco e l'amministrazione comunale che ci hanno dato la possibilità di recitare qui, di avere questo spazio un pochino più grande. E poi ci ringraziamo magari il nostro parroco, il nostro parroco. Direttrice di scena, dice, ma qua è la direttrice, se è avvicinita, ci capare che non ha fatto niente, però, cioè, dite che ha curato tutte le cose che vedete, la sedia, il giorno, il crocifisso, i candelabri, il coso, il roccio, dite che ha scritto tutte le cose, ha controllato tutto, che ci sia tutto, cioè, voglio dire, in uno spettacolo di andare ci sono tante cose da pensare, però c'è anche bisogno di tante persone che lo facciano. Quindi avvicinatevi con qualsiasi associazione, che sia l'Artefatti, che sia l'associazione teatrale palazzolese, che sia questa nuova paragna che abbiamo messo assieme, chi lo vuole fare, è un piacere di farlo. Siamo vicini, entriamo in